al comandante della compagnia, al comandante della stazione, a che ci sia da proselitismo verso questa amministrazione per avere qualche locale decente per noi, perché questo non basta. Volevo porre un benvenuto a tutte le signore, signori, comandante, anzi comandanti, e vedo anche qualche... il direttivo questa mattina, e voi sapete ci sono state delle elezioni, nuove elezioni a novembre, ma non c'è stata la possibilità, diciamo, di presentare un po' tutti quali sono i componenti nuovi del direttivo. E vi leggo un attimo, Gatta Antonio, alzi la mano, La Forgia Antonio, Michele Gentile, Valente Renato, dove stanno? Sì, Valente, poi è nascosto Sabino La Calamita, Venturelli Liberato, tutti giovani, sì. E tra l'altro poi abbiamo ancora Nicola Antonio di Bari e Nicola del Popolo tra le riserve. Abbiamo anche Sante De Vini, quindi come vedete non sono tutti giovanotti. Ma vedi che Sante è una bella età pure. Lui è molto più giovane. 60 anni, non ne chiappa ancora. Questa mattina chiaramente noi ci dovevamo fare gli auguri prima di Natale, come di consueto, però il comandante della compagnia era fuori ed è giusto che anche lui si faccia le sue ferie, anche se... qualche giorno, ma non è un giorno, ancora tra qualche anno lui ci lascerà. Spero che porterai sempre nel cuore i nostri volti, i nostri volti. Tu rimarrai qui fino alla vita naturale. Sapete benissimo che il nuovo comandante generale dell'arma, noi l'abbiamo detto sin dal mese di maggio, è il nuovo comandante generale di Corpo d'Armata, Giovanni Nistri. Nistri che è venuto a Manfredonia, ci ha fatto gioire quel giorno, e non tutti speravano che Nistri diventasse comandante generale dell'arma. Io ho spedito anche i calendari, non a caso, in una lettera che ho fatto al comandante Nistri, le ho detto: per la prima volta siamo venuti a Napoli e lei ha titubato a venire a Manfredonia. Le ho detto che quando uscirà dalla chiesa di San Michele Arcangelo, lei uscirà trasformata nell'anima, e si mise a ridere. Poi è venuto a San Giovanni Rotondo per la prima volta a visitare le compagnie dei carabinieri del Nord Gargano. Poi è tornato ancora a Monte per una nuova sede per i cacciatori. E tra l'altro poi, quando è venuto a Monte Sant'Angelo, guarda caso, ho detto: il comandante generale, abbiamo un fatto storico, due comandanti generali, l'uscente e il subentrante. E neanche a farlo apposta, il generale di Corpo d'Armata, Giovanni Nistri, alle spalle lui stava con la testa al centro della fiamma. Quindi un fatto storico, casuale, ma è vero. E mi ha risposto che è una bellissima lettera. Speriamo che quindi... non si sappia in giro questo fatto. Sono sui generali di Corpo d'Armata. Sperando di diventare comandante generale. E a noi ci fanno tripolare per la settimana. Speriamo.